Insomma, se vanno avanti di questo passo, prima dell'uscita della stagione 2 ci avranno già fatto vedere tutto, a forza di trailer, no? Benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Voglio dire, a maggio ci avevano fatto vedere un trailer che definivano teaser, ma era un trailer. Poi è uscito quello del San Diego Comic Con, quando? 3 settimane fa? E poi un altro trailer. Ma oltre a quello ci sono alcune azioni di Amazon curiose che mi hanno convinto a fare questo video, che in realtà non avevo affatto voglia di fare, nonostante i naufraghi me lo avessero chiesto in un commento. È vero, mi avevano chiesto un video sul trailer, ma perché non farlo sulla promozione usata da Amazon per questa seconda stagione, in arrivo ormai a giorni? In primis, Amazon ha deciso che fosse una buona idea distribuire gratuitamente la prima sul circuito Samsung TV, che è una piattaforma gratuita per chi possiede Smart TV o smartphone del colosso coreano, che se ci pensiamo potrebbe essere un tentativo disperato per recuperare o attirare nuovi spettatori in vista di questa stagione. Dai che spacchiamo tutto! Il motivo è evidente. La prima è stata conclusa, ricordiamo, solo dal 37% degli spettatori che l'avevano iniziata. 37% è una disfatta. Ancora peggiore se pensiamo che probabilmente quel 37% è formato quasi interamente da content creator che l'hanno finita stringendo i denti per concludere un percorso e fare video fino alla chiusura della stagione. Io stesso sono in quel 37%, visto che ho fatto video per ogni singolo episodio. Quindi, la loro mossa è quella di ampliare il bacino di utenti nella speranza che anche chi non fosse abbonato a Prime, vedendo la prima stagione gratuitamente, possa in qualche modo innamorarsi della serie e decidere di farlo, quell'abbonamento. Rapito dalla bellezza di questa serie che... Siamo seri, e se torno a sottolineare che se vi è piaciuta non c'è nulla di male, perché se vi ha divertito, beh, è un buon risultato. Ma i numeri dicono che siete una minoranza, ed è quindi inutile cercare di convincere chi non è d'accordo con voi che è un buon prodotto. E per i nuovi arrivati ricordo che io non ho mai, dico mai, fatto paragoni tra Rings of Power e una presunta fonte originaria, che in realtà, beh, quasi non esiste, essendo la serie basata solo su pochissime pagine di appendici su cui Amazon ha messo le mani. Non c'entra Jax, non c'entra Tolkien. Ripeti con me. Tolkien non esiste. Peter Jackson non esiste. Tolkien non esiste. Peter Jackson non esiste. Peter Jackson non esiste. Tolkien non esiste. Peter Jackson non esiste. Tolkien non esiste. Tolkien non esiste. Tolkien non esiste. Questa è una fanfiction ed è scritta da gente che non ha mai avuto altri credits se non quelli di aver lavorato per 10 anni in Bad Robot, che non è un bel curriculum, eh? Perciò, ho sempre analizzato la serie come se fosse una serie completamente slegata da Tolkien, senza andare a cercare la lettera numero X che confermasse questo o lamentandomi per la presenza di personaggi inventati di Amazon o come sono stati riletti quelli di Tolkien. Il problema di questa serie, e parlo ovviamente della prima stagione, è la bassa qualità della produzione, della scrittura, delle scelte fatte dai registi in cabina di montaggio. E non per ultimo aver preso buoni attori e averli diretti così male da fargli apparire dei clown e degli incapaci, quando in realtà non lo sono. Per esempio, Charles Ewers, l'attore che presta il volto a Caleb Brimbor, è un interprete shakespeariano che ha una lunga carriera anche nella TV britannica e ha partecipato a produzioni di prestigio come Downton Abbey, ma che qui sembra uno raccattato al bar sotto casa. Morphy Clark, di cui vi ho parlato anche nel video di Star Baker, che è insopportabile e imbarazzante, e mi chiedo se applichino qualche effetto in post-produzione per accentuare le smorfie e trasfigurare il volto, ma lei è una buonissima attrice in realtà. L'unico che davvero ci credeva, ma che è fuggito, è Joseph Mowley, che con il suo Adder ha ricostituito il personaggio forse meglio interpretato. Avrà visto il montato alla fine della produzione, chiamato la gente e salutato tutti. Mamma mia la monnezza che ho fatto. Ma prima di arrivare ai trailer, c'è un altro aspetto di cui parlare di come Amazon si sta preparando all'arrivo di questa seconda stagione, dispiegando botte e automatismi per creare problemi a chi ha parlato della serie in maniera non positiva. Ci sono state diverse persone che hanno ravvisato qualche stranezza nei loro canali o nei loro profili social.
qualcuno si è visto demonetizzare il canale all'improvviso a causa di probabili false flag. Insomma, quando difendete la serie, ricordatevi anche di questo, di un colosso che attacca piccoli creator solo perché non sono proni e magari hanno pure rifiutato i ricchi premi e cotillon come invece altri hanno fatto, tessendone poi le lodi. Ricordatevi anche che la produzione ha prima approfittato dei benefici dati dalla Nuova Zelanda per girare sul loro territorio e poi li hanno abbandonati e sono volati a girare nel Regno Unito per approfittare di altri benefit fiscali. Pensate alla Nuova Zelanda che ha fatto di tutto per avere quella produzione a casa loro, visto che è un'industria che aiuta molto il PIL del paese, grazie anche a Peter Jackson, che si vede mollata come una vecchia fidanzata da Amazon. E non per ultimo, la produzione ha passato l'ultimo anno a prendere in giro il pubblico, sia i fan che i non fan, divulgando notizie false sul casting o sulla trama per innescare il solito meccanismo di rage baiting e fare discutere la gente sui social. Vi ricordate l'attore che doveva interpretare un'incarnazione di Sauron? Beh, è una notizia falsa, perché pare sia questo personaggio in realtà. Ma Rings of Power, ricordiamoci, è soprattutto una serie che vuole cambiare il mondo, ritraendo un universo fantasy che è tutto per tutto una metropoli della società occidentale di oggi, tipo Londra o Los Angeles, dove è tutto un melting pot, ma dove la gente va in giro vestita da cosplayer. La morte dell'escapismo come concetto in pratica, strappandoci da un mondo fantastico per riproiettarci nella nostra quotidianità. Perché anche per questa stagione hanno premuto l'acceleratore per aumentare la diversity e ricordarcelo, come ci hanno tenuto a dire che ogni episodio è diretto da una regista. Non hanno parlato di come hanno capito i loro errori e di come si siano impegnati a migliorare produzione e prodotto. No, hanno tornato a parlare di caselle spuntate. Ma tornando ai trailer, cosa possiamo dire? Forse l'ho già detto, ma l'impressione è che si siano voluti rivolgere a un pubblico diverso da quello del fantasy classico, come avevano fatto con la prima stagione, e abbiano provato ad attirare nuovi spettatori, suggerendo che la seconda stagione abbia importanti e decise tinte del nostro genere innominabile preferito. E poi i trailer giocano anche sul fatto di farci vedere scene di battaglia che, come sappiamo, riescono a fare la magia di attirare gente che magari penserà che questa volta sarà diverso. Ci fanno vedere anche Sauron, che avrà un aspetto diverso e che... Sì, insomma, per qualche motivo pare non lo riconoscano solo perché ha due orecchie posticce e una parrucca bionda. Ma che veramente? Ma su questo punto ci andrei cauto. Potrebbe essere un trucco di Amazon per farci pensare che quello sia presente, ma in realtà è un flashback del passato? Chi lo sa? A ogni modo, che sia nel presente o nel passato, se non viene riconosciuto perché chi gli ruota intorno è un gruppo di imbecilli, comandati ovviamente da Galadriel, che è la regina degli idioti in questa serie. So che gli appassionati che stanno facendo paragoni con i personaggi di Tolkien e le loro rappresentazioni nella serie stanno inorridendo. Altri hanno un'opinione positiva, come quella di vedere sullo schermo Tom Bombadil o un altro stregone che qualcuno pensa possa essere Saruman, interpretato da Kieran Hunt, ma io non seguirò quella strada e continuerò per la mia. Se la storia sarà buona questa volta, se la scrittura sarà completamente diversa da quella precedente, se gli attori saranno diretti in maniera professionale, potrei pure parlarne bene, se qualcosa di buono ci sarà. Ma nell'ottica di una serie fantasy ex novo, ignorando i nomi che sono stati appiccicati a personaggi e luoghi. Dopotutto, pensiamo a un altro esempio storico di romanzo e film completamente diversi tra loro. The Warriors, il romanzo di Saul Urich, e The Warriors, il film di Walter Hill. Il film doveva essere basato sul romanzo, ma di quel romanzo è rimasto nulla, se non l'ispirazione all'anabasi di Senofonte, il raduno e le conseguenze di quel raduno. La gang di Coney Island non assomiglia a quella del film, non si chiamano neppure The Warriors ma Dominators. Nessun incontro durante la fuga viene ripreso nel film. Eppure i due media hanno il loro valore, purché nessuno che ha letto il romanzo si metta a fare paragoni con il film e viceversa, perché entrambi sono ottimi prodotti nel loro campo. Se Rings of Power fosse stato scritto bene e diretto bene, si poteva forse chiudere un occhio sul fatto che usasse e abusasse di quei nomi, di quei riferimenti? Forse, ma il problema principale di Rings of Power, e per ora parliamo della stagione 1, è che è un prodotto sotto la soglia della mediocrità, a livello di una fanfiction scritta da una tredicenne su Wattpad. E guardando questa scena di uno dei trailer, torno a chiedermi se in realtà la produzione odi così tanto Morphy Clark da rovinarle l'immagine in questo modo. Secondo me è post-produzione, non ho altre spiegazioni. Comunque, fatemi sapere la vostra nei commenti. Grazie per essere rimasti fino a qui e se vi è piaciuto questo video, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale. Sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Alla prossima! Perché non è il tempo e non è il luogo per parlarne. Spegniamo la TV, spegniamo le luci, usciamo dal salotto e andiamo a farci un giro, va?